spesso quando invitate la star diteglielo, che così almeno si organizza. Ma era una sorpresa, non lo sapevamo neanche noi. Era una sorpresa anche per me, mi spiace, ma so che avete preso il mio posto. Abbiamo fatto un bes in tuo onore. Cioè? Cioè il pollo fritto, cioè cosa si poteva fare? Ballando anche loro? Certo, hanno ballato tutti, si è alzata tutta la platea. Non ci credo. Sì, sì. E lui il pollo fritto? Ma lui è il tucano. Sai che in famiglia si è il tucano che puzza lui. È il tucano che puzza. Adesso il nostro caro Tezzi ci dovrà raccontare una barzelletta. No. E in più dovrà scegliere due sue persone fidate che dovranno raccontare anch'esse una barzelletta. E i bambini giudicheranno qual è la più bella. Quindi scegli due persone. Non vedo niente, hai pieno potere. Non si vede niente. No, davvero, io l'unica cosa che non so fare è raccontare le barzellette. Perché tutto il potere di raccontare le barzellette le ha preso mio zio e mio zio Lino, lui è bravo a raccontarle, però non penso che sia la serata giusta per raccontare quella che racconta lui. Quindi sono un po' in difficoltà. Mi puzza di scusa, No, questa è la puzza del tucano. Quindi, allora, per me Don Gianni è più bravo di me a raccontare. Infatti a me sono giunte voci che Don Gianni racconta barzellette belle. Non so però. Prego Don. Un applauso a Don Gianni. Purtroppo le uniche barzellette che conosco sono quelle che mi racconta il mio Benzi, ma andiamo in giro insieme, quindi non è il caso. Però adesso dalla regia mi hanno detto una barzelletta, aspetta che me la sono già dimenticata. Una barzelletta e non una predica, Allora, perché, adesso Tucano, tu che sei intelligente, perché il cane non muove la coda? Perché? Perché la coda non muove il cane. Questa bella. Più di così non so fare, ragazzi, mi spiace, ma c'è qualcuno che vuole insegnare come si racconta le barzellette al nostro caro Tezzi? Mi spiace, ma beh, i bambini, giusto? Per Mirko me ne ha già detta una. Ok, allora, questa è bella. Perché in America fa freddo? Adesso tu che sei un geografo, perché in America fa freddo? Perché è al nord. No, perché a differenza del resto del mondo solo l'America è stata scoperta. Un applauso. Ecco. Qualcun altro? No, una? Dai, ancora una. Ancora Mirko? Dai Mirko. Ma mi dicono che un certo zoppo dalla regia sia non si può raccontare. Scalpita per raccontare una barzelletta. Dai zoppo. Ah, questa è raffinata, è logica. Qual è il colmo dei colmi? Il colmo dei colmi. Che non è un colmo. No. E accendere la luce per vedere se c'è buio. Caro, è vero. Giusto? Quante canzoni avete ancora da cantare? Un paio, diciamo. E visto che la temperatura qua si fa alta, sì, alta, stiamo sudando. Avete voglia di cantare? Chi ha detto no? Buttato fuori subito dal coro, eh? Avete voglia di cantare? Ok, allora vi saluto. Un applauso a Tezzi. Grazie, ciao a tutti. Allora Anna, vai, presenta tu la penultima canzone. Allora, l'ultima canzone. Penultima. Scusate, la penultima. Allora, la penultima canzone è la Maddalena la balena, cantata da Claudia e Chiara. Buon applauso.